quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Pace a voi. A inizio il tempo propizio, favorevole, opportuno della Quaresima. I 40 giorni dati a noi per la conversione, per il ritorno al Signore, per ritrovarci sempre più forti nel patto di alleanza nuova ed eterna che Cristo ha stipulato nel suo sangue. Vorrei dare questo titolo per la nostra Quaresima, per voi che seguite l'ascolto della parola: 40 giorni per la nuova alleanza. Il Vangelo di questa prima domenica ci riporta ai 40 giorni di Gesù. Nel deserto, tentato da Satana. Il racconto di Marco è molto breve. Non ci riporta il contenuto delle tre tentazioni, come invece gli altri due sinottici, Matteo e Luca. Ma nella sua essenzialità Marco ci aiuta a capire e soprattutto a entrare nel mistero di Cristo. In prima posizione è lo Spirito Santo. E subito lo Spirito. Nei versetti precedenti questo subito è riservato alle azioni di Gesù, alle azioni degli Apostoli. Qui subito è per lo Spirito Santo. Sarà un avverbio che ritornerà subito dopo della chiamata dei primi quattro discepoli. Subito, subito. Subito lo Spirito lo sospinse nel deserto. Sta per iniziare un evento che riguarda l'uomo Gesù, vero Dio venuto in mezzo a noi. E questo evento che riguarda la sua persona, la sua coscienza messianica, la sua obbedienza al Padre, si svolge sotto l'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito lo sospinse nel deserto, cioè in quella condizione che è propria dell'uomo, che è propria del popolo di Israele, che è la condizione per ricominciare il cammino verso Dio, il cammino di liberazione ed innamoramento. Mi piace così vedere il deserto, come luogo della liberazione, ma anche come luogo dell'innamoramento. Ora il Figlio di Dio fatto uomo deve sperimentare la liberazione e l'innamoramento. E deve sperimentarlo per noi, per far percorrere alla nostra umanità il cammino che la sospinge verso l'alleanza. Lo sospinse nel deserto. Sì, ma è l'umanità che è sospinta verso l'incontro, verso l'alleanza. Il deserto, il Sinai. Liberazione, innamoramento, alleanza. Nel deserto rimase 40 giorni. È un numero carico
di significato per tutta la storia della salvezza. Dai 40 giorni del diluvio di Noè, per i 40 anni nel deserto, è il tempo pieno che Dio concede all'uomo. Se volessimo dire il tempo opportuno, il kairos, potremmo rispondere è il tempo dei 40. Quell'opportunità del tempo compiuto trova in questa cifra, che è già ricca nella storia della salvezza, la migliore spiegazione. La Quaresima è kairos, è 40. E nella Quaresima Dio dà a tutti l'opportunità. Perché in quella umanità di Cristo, sospinta nel deserto, c'è ogni uomo. Il nostro kairos, il nostro momento opportuno, la possibilità che Dio ci offre, è stata portata, sperimentata, superata da Cristo nel deserto. Tentato da Satana. E qui è la tappa della sua messianicità, della sua presa di coscienza. Egli deve sperimentare la condizione dell'uomo e nel deserto il popolo è tentato e nel deserto il popolo ha tentato Dio. L'uomo come vittima della tentazione, l'uomo come protagonista della tentazione. L'uomo è vittima perché c'è Satana che cerca di mettere in dubbio quello che Dio ha presentato, quello che Dio ha proposto, ma è anche protagonista, perché nel momento in cui l'uomo cede alla tentazione diventa egli stesso tentazione per gli altri e tentazione per Dio stesso. Pensiamo un momento al peccato originale. Il serpente, la donna, l'uomo. Una catena di tentazione che diventa tentazione per Dio, mettendo in dubbio la parola di Dio. Gesù deve acquisire la forza della sua coscienza messianica. E per acquisire questa forza deve passare anche attraverso la tentazione. È il mistero della incarnazione della salvezza che, potremmo dire con un linguaggio teatrale, incomincia a fare le prove. Prove tecniche di riuscita di questo incontro tra mistero dell'incarnazione e mistero della salvezza. Si è incarnato per salvarci e bisogna incominciare a tentare, non nel senso di Satana, ma nel senso dei passaggi meravigliosi di Dio che opera con l'uomo, di Dio che opera nel Figlio per l'uomo. E questo equilibrio è indicato da quelle espressioni che seguono: stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Mi piace leggere così queste due scene. Stava con le bestie selvatiche, è il vero uomo, Gesù, che ripresenta l'equilibrio della creazione. L'uomo perfetto, perfettamente integrato nel cosmo. Sono selvatiche quelle bestie, ma non sono feroci. Sono selvatiche, ma non disturbano l'uomo. Stava con le bestie selvatiche. Il vero uomo che ha trovato la vera umanità pensata e creata da Dio. E gli angeli lo servivano, ma è anche il vero Dio. Per cui, se l'uomo è stato creato di poco inferiore agli angeli, come dice il Salmo 8, qui invece sono gli angeli che servono colui che è Dio. L'equilibrio
del mistero dell'incarnazione, è l'equilibrio a cui è chiamata la nostra misera ma preziosa umanità. Il superamento della tentazione non sta solo in questo equilibrio. Questa è una scena meravigliosa, paradisiaca. Il superamento della tentazione sta quando Giovanni fu arrestato e quindi si chiude la tappa del precursore e Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. Sì, perché Satana ha un unico scopo, non far partire la missione del Figlio. È quello lo scopo della sua tentazione, mettere in crisi l'obbedienza. L'obbedienza in questo caso all'annuncio. Egli è venuto per proclamare il Vangelo di Dio, per proclamare la buona, la nuova notizia, per proclamare e realizzare la buona e la nuova alleanza. Questi versetti finali del Vangelo che ascoltiamo in questa prima domenica ci danno la prima vittoria. Gesù incominciò a proclamare il Vangelo di Dio. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Pensiamo a quanto ci siamo detti anche nel tempo di Avvento e di Natale, su questa pienezza del tempo. Invece, di fronte a questa pienezza, che è il Figlio di Dio fatto uomo, convertitevi e credete nel Vangelo. Convertitevi e cambiate la mente e la vita. Cambiate pensieri e azioni. Credete, la professione di fede si fa nel cuore. E allora cambiate il cuore e la vita. Cambiate il cuore per praticare l'amore.